Bene, benvenuti a tutti gli utenti di EveryEye a questo nostro nuovo appuntamento con i gameplay live, dedicato, come potete vedere, a Dark Souls 2. Questo è il nostro personaggio, ovviamente non morto, perché l'umanità è cosa rara da queste parti. Questo è in verità uno dei due live gameplay con cui vi facciamo vedere l'action RPG di From Software e Namco Bandai. Abbiamo deciso di dividere le cose in due parti perché da una parte abbiamo deciso di farvi vedere i primi momenti dell'avventura, quindi la creazione del personaggio, poi soprattutto i primi boss, diciamo così, e l'aumento, la progressione nei primi livelli. Questo che state vedendo qua è invece uno spezzone con cui vi facciamo vedere l'endgame. Noi abbiamo già finito il titolo, è stata molto dura, ci sono volute quasi 50 ore di gioco e ovviamente non abbiamo finito di esplorare tutto il mondo di gioco. E la bella notizia è che, diversamente da quanto succedeva nel vecchio capitolo, qui, anche dopo aver sconfitto il boss finale, possiamo girellare per il mondo e quindi scoprire tutto quello che ci manca da scoprire. L'obiettivo di questo live è quindi quello di farvi vedere non tanto le boss fight e non tanto la progressione del personaggio, ma un attimino quelle che sono le ambientazioni che andremo a scoprire nel corso dell'avventura. Così vi facciamo vedere anche l'impatto scenico che nel caso di Dark Souls 2 ha un'importanza fondamentale. Quella che vedete qua è la piccola cittadina di Majula, ai margini del regno di Drangleic, dove ci muoviamo, che all'inizio dell'avventura è molto spopolata. Qui invece vedete che nel corso del gioco abbiamo raccolto un po' di NPC che ci permettono poi di acquistare materiali e insomma varie cose. Se si esamina questa lapide, veniamo informati di quante morti sono avvenute nel mondo. In generale ce ne sono molte di più quando siamo connessi online, diciamo, ci sono le morti complessive di tutti i giocatori. Qui, dal momento che siamo offline, ci sono solo le nostre morti, che sono 477, erano 447, erano 445 alla fine del gioco. Questo è il falò principale. Come potete vedere, oltre a viaggiare fra le varie ambientazioni, possiamo anche, visto che abbiamo finito il gioco, iniziare il viaggio 2, che sarebbe il New Game Plus. Oppure armonizzare gli incantesimi, perché il nostro personaggio, come potete vedere, è un personaggio magico, cioè che utilizza la magia, è anche abile, diciamo, nell'attacco corpo a corpo, ma ci siamo arrivati molto lentamente e soprattutto imbracciando sempre un'arma i cui danni aumentano con il bonus magico. Questo personaggio qua che troviamo vicino al falò ci permette di salire di livello. Noi adesso siamo al 157esimo. Come potete vedere qua, il numero di anime richiesto per salire nuovamente sarebbe 33.000, quindi se avete giocato al primo Dark Souls saprete che la progressione è molto più svelta e rapida in questo caso, però è sempre, perché prima ne servivano oltre 70.000, insomma, ma è tutto molto, sempre molto bilanciato. Come potete vedere, noi abbiamo potenziato soprattutto volontà e intelligenza, l'intelligenza che fa danno magico, la volontà che ci permette di armonizzare un numero maggiore di incantesimi, ovviamente un po' di vitalità. Anche forza e destrezza, che erano a 4, le abbiamo portate fino a 12 e 13 per poter imbracciare scudi e armi di base. Qua potete vedere potenzia fiaschetta Estus. Fiaschetta Estus al massimo ci dice, ovvero qui vedete in basso la nostra fiaschetta Estus ha 12 cariche ed è una fiaschetta Estus più 5. Diciamo che qui nell'avventura si incomincia con una singola carica e poi trovando vari frammenti si aumentano le cariche della fiaschetta Estus, mentre il quantitativo di PV riguadagnati va aumentato bruciando degli oggetti particolari al falò. Questa cosa di bruciare degli oggetti al falò ci permette di fare varie cose, ad esempio bruciando un'effigie umana, che è quella che ci permette anche di riguadagnare umanità, si indebolisce il legame con altri mondi, quindi si previene la possibilità, quando giochiamo online, di venire invasi. Mentre il falò ascetico è un oggetto un po' masochista, per cui tutti i nemici attorno a un falò diventano più potenti, quindi aumenta la difficoltà, aumentano anche le anime guadagnate. Senza ulteriore indugio,
vi facciamo vedere un po' di aree di gioco. Quelle che vedete qui sono tutte sostanzialmente quelle che ci sono, quindi insomma già potete vedere quante sono: 4, 8, 12, 16, 28. Sono una trentina di aree di gioco. Ok, si incomincia da quelle molto basilari per andare un po' più avanti. Allora, facciamo che vi ci porto, dai, verso le prime aree. Da questa parte si va verso quella che è la prima zona che siamo chiamati a esplorare. Ora non sarà molto pericolosa. È la foresta dei giganti caduti. La foresta dei giganti caduti è una zona, insomma, più o meno tranquilla, dove però ci sono un paio di boss abbastanza cattivi. Uno si chiama il Persecutore e nell'altro video gameplay sicuramente ve lo facciamo vedere, che ci uccide senza pietà, ovviamente. Qui vedrete che alcune zone in cui vi porterò sono un po' vuote, perché il sistema, non questa, qui ci dovrebbe essere comunque qualche nemico. Il sistema di gioco, è cambiato rispetto a quello di Dark Souls 1, ovvero i nemici, dopo un po', questo è un backstab. I nemici, dopo un po' di volte che vengono uccisi, scompaiono dalla mappa. In questo caso, dopo una decina di volte, 12-15 volte. Questo permette, nel senso, ha cambiato molto il bilanciamento del gioco, perché è molto più difficile restare bloccati sostanzialmente. Eventualmente, nell'eventualità in cui si incontri un'area un po' più ostica, semplicemente basta farla e rifarla più volte per vedere piano piano i nemici scomparire e poi quindi avere l'opportunità di andare avanti con meno problemi. Questo non elimina ovviamente la difficoltà perché i nemici vanno uccisi e non è semplice, e comunque vanno uccisi una decina di volte. Anzi, c'è anche da dire che nel caso in cui si perdano anime, quella perdita è definitiva perché sostanzialmente poi non potremo più andare a farmare, diciamo così, a collezionare nuove anime per salire di livello, proprio perché i nemici non saranno più presenti. Qui, come potete vedere, insomma, l'ambientazione, e non solo questa, ma anche quelle più avanzate, saranno un po' meno cupe, direi. Non tutte, ce ne sono anche alcune abbastanza scure, buie, però saranno un po' più decadenti, cioè si respira molto bene l'idea di un. Eccoci. Scusate un attimo, perché qui bisogna stare attenti, perché basta veramente una disattenzione, lo sapete, per finire male. Dicevo, si respira molto bene, il team ha saputo trasmettere l'idea di un mondo veramente marcito, corrotto da una forza maligna che per secoli, diciamo, lo ha eroso nelle fondamenta. C'è nel corso dell'avanzamento una storia che non è mai esplicita, è un po' nascosta, diciamo così, che si avverte in maniera molto delicata guardando le ambientazioni, parlando con i personaggi. È una storia segreta, mai esibita, eppure diciamo, è una componente fondamentale, questo senso un po' della scoperta, ma questo mistero mai svelato pienamente, è uno degli aspetti, secondo me, più riusciti del prodotto. Vediamo adesso, andiamo da queste parti. Andiamo da queste parti. Ora io so a memoria la collocazione di tutti gli avversari, però vi assicuro, e lo vedrete nell'altro gameplay, perché questa sarà la prima area che affronteremo, che insomma le cose si fanno abbastanza difficili ben presto.
Ok, direi che passiamo subito a un'altra ambientazione proprio perché questa zona la riaffronteremo nell'altro video gameplay che potete vedere sempre sulle pagine di EveryEye o su YouTube. L'oggetto che io ho appena utilizzato mi riporta all'ultimo falò e non è un oggetto consumabile, ma si trova verso la fine dell'avventura. Prima, per tornare all'ultimo falò, si può fare senza consumare nessun oggetto, ma sacrificando un certo numero di anime, oppure utilizzando un osso del ritorno che ci permette di arrivare al falò, però appunto poi si consuma e eventualmente va ricomprato. Andiamo ora in un'altra zona, si chiama Valle del Raccolto. È una zona cioè, caratterizzata dalla presenza di nubi tossiche, di veleno e nemici che diciamo alterano appunto lo status, cioè ci avvelenano e quindi rendono le cose abbastanza complesse. Il boss di questa zona è una medusa abbastanza difficile da mandar giù. Vi facciamo vedere un po' di magie. Dunque, questa è la freccia dell'anima più potente e vedete che ci permette senza problemi di uccidere in pochi colpi anche un nemico abbastanza grossotto. Ancora più potente c'è questa gabbia infuocata che può essere utilizzata con la fiamma della piromanzia, che in un colpo dovrebbe liberarci di questo bestione. La fiamma della piromanzia può essere utilizzata da qualsiasi personaggio perché non ha bisogno, diciamo, dell'intelligenza, mentre per lanciare gli incantesimi c'è bisogno della statistica intelligenza, che ovviamente va fatta crescere a discapito di altre statistiche, quali potrebbero essere la forza, la destrezza, la tempra o anche solo la vitalità. La fiamma si potenzia in maniera indipendente dalle statistiche, quindi vanno raccolti i semi del fuoco, un po' come funzionava nel vecchio Dark Souls, e quindi è uno strumento che noi consigliamo di utilizzare anche ai guerrieri. Ovviamente essere mago in questo caso ci permette di castare incantesimi anche un po' diversi e soprattutto di colpire gli avversari dalla distanza. Quella che abbiamo lanciato, che ci ha lasciato 5 sfere, diciamo, fluttuanti sopra, sono le frecce ricercanti. Appena qualcuno si avvicina, lo colpiscono. Vi facciamo vedere, per amor di varietà, anche un altro incantesimo, Spadone dell'anima, abbastanza interessante. Ci permette, diciamo, di utilizzare anche con il mago un approccio un po' da guerriero. Quindi aspettiamo che arrivi il colpo, ci scansiamo e come potete vedere, in questo capitolo anche lanciare le magie consuma stamina. Quindi non, le magie non possono essere spammate, diciamo così. Geyser dell'anima. Finiamolo nuovamente con lo spadone. Manca ammazzate. Ecco, le magie non possono essere spammate. Come potete, ora io qui sto andando abbastanza tranquillo perché conosco la zona, però ecco, le zone sono piene di insidie, questo liquame ci aumenta l'avvelenamento e ci resta invischiato addosso anche per un po' di tempo dopo che siamo usciti. Quindi, insomma, questa è un'area in cui bisogna andarci veramente cauti quando ci si arriva. Ecco, vi volevo far vedere. Più avanti riusciamo anche a salire lassù su questo mulino, sul picco terrestre, e questa sostanzialmente è una zona dove si chiama Valle del Raccolto. Ecco, così avete un'idea della grandezza, della vastità, delle aree. È molto bello perché si parte da qua su, da qua giù e si arriva proprio in cima, si sconfigge il boss e poi si passa all'area successiva. Diciamo, è una zona, appunto, si chiama Valle del Raccolto, e anche questo dà l'idea un po' della corruzione di questo mondo. È un posto dove il raccolto non è altro che grandi vasi di veleno, poi alla fine. Successivamente, una volta passata alla Valle del Raccolto e questo picco terrestre, si passa
al Forteferro, che è, diciamo così, una zona mineraria. Qua si arriva in realtà abbastanza avanti nell'avventura. Diciamo che tutta la prima parte dell'avventura richiede di uccidere 4 primordiali. Questa è una zona che troverete vuota perché l'ho usata per farmare anime, perché i nemici che ci sono qua danno veramente un sacco di anime. Diciamo, tutta la prima parte dell'avventura è concentrata nel uccidere 4 primordiali, che sono 4 boss abbastanza feroci, che si trovano proprio al termine di altrettante ambientazioni. Qui al termine di questa ambientazione ce n'era uno. Ah, qui ci sono i Black Knight che sono stati per l'occasione trasformati in ninja, giusto perché non ci facciamo mancare niente. Mi sa che qua sotto ce n'è qualcuno, vediamo. No, li ho proprio finiti tutti. Ah, qua c'è qualcuno che ci bersaglia con le frecce. Giusto in tempo, ecco. No, qua uno lo troviamo quasi sicuramente, eccolo. Dovremmo essere abbastanza potenti per riuscire a non morire. Ah, no. Ora, se non ci prendono con la freccia, guarda, siamo arrivati proprio giusto in tempo, eh. È successo un piccolo miracolo. Come vedete, anche a livello 157, insomma, basta veramente una disattenzione, una piccola disattenzione per trovarsi spacciati. C'è da dire che facendo il mago, allora, il gioco è sempre difficile ma sempre stimolante. Non si ha mai l'idea di aver subito un'ingiustizia, diciamo, cioè molto spesso moriamo perché non abbiamo valutato bene i tempi, molto spesso moriamo perché siamo stati troppo frettolosi. E comunque sia, c'è sempre la stessa meccanica, ovvero morendo si lasciano sul terreno, nella nostra chiazza di sangue, tutte le anime che abbiamo raccolto fino a quel momento. Quindi il gioco ci propone, diciamo, qui vedete che il nemico sta cercando di spaccare il ponte per impedirci l'accesso, vediamo se riusciamo a... ecco. Il gioco è... Ci propone questa sfida, cioè dice se implicitamente, no, se noi siamo stati abbastanza bravi da arrivare fino a un certo settore, a una certa area, possiamo anche rifarlo. Se riusciamo a rifarlo, recuperiamo le nostre anime. Quindi non è mai, diciamo, spietato il titolo. Dunque, qua vediamo, ah, qua possiamo utilizzare questa leva per friggere un attimo questi nemici che sono collocati qua. E utilizziamo un po' dell'interazione ambientale. Qui vedete che ci sono dei pulsanti con cui possiamo spedire nelle pozze di fuoco questi avversari che comunque... Mentre qua attiriamo questo nemico che dovrebbe bruciarsi in automatico su... Perfetto. D'accordo, questo è un altro esempio di quelle che possono essere le ambientazioni che trovate... No, ho finito le frecce dell'anima, vabbè, peccato. Quello era, come sapete, una piccola creaturina che vi permette di guadagnare pezzi di titanite che poi servono per potenziare le armi. Le aree sono piene, fra l'altro, di segreti, porte nascoste, quindi insomma da esplorare c'è molto. Considerate che ad oggi io ho finito il titolo, ma non ho trovato tutti i falò. Quindi insomma, prima di avviare il New Game Plus, mi piace continuare a esplorare un attimino. Vi porto adesso invece in un'altra zona molto fascinosa. Forse. Santuario di Amana, esatto.
A questa si arriva invece nella parte conclusiva dell'avventura. Dopo, insomma, aver ucciso quattro primordiali, si accede ad un castello e dopo il castello si raggiunge questa zona qua. Come potete vedere, le aree sono molto molto vaste. E questa è una zona molto misteriosa, con un bel po' di... Bisogna andarci cauti, ci sono dei maghi che ci bersagliano con gli incantesimi e delle bestiacce che appaiono. Ecco, questo è... No, questo è un guerriero a cui cerchiamo di fare anche un backstab se ci riusciamo. Poi aspettiamo che si rialzi. Non so se potete sentirlo con questo livello dell'audio, però sotto c'è una cantilena che continua ad andare avanti e ecco, siamo stati molto fortunati. C'è una cantilena portata avanti da un demone del canto che rende l'atmosfera molto delicata ma al contempo spietata. Qua c'è un oggetto che avevamo fatto cadere che non avevamo mai recuperato. Vediamo se riusciamo ad andarci senza sprofondare nelle acque limacciose di questo lago. Ecco, titanite scintillante. Ah, un'altra cosa che vi faccio vedere, visto che l'abbiamo che abbiamo trovato, nel gioco c'è la possibilità di trovare una torcia che può essere accesa presso delle fiaccole oppure utilizzando una di queste fiamme della farfalla. Ecco, la torcia, utilizzando la torcia si perde la possibilità di utilizzare lo scudo, però alcuni nemici sono sensibili alla luce e inoltre in certi casi ci potrebbe essere utile. Qui, come potete vedere, la torcia ci permette di vedere dove finisce la zona in cui ci sono delle, cioè, c'è una superficie calpestabile e non si finisce sotto. Ho rimesso lo scudo perché è meglio. E qui, se non sbaglio, c'è un NPC con cui si può parlare. We hear a song you rescued in Milfenite. Take this. Infatti siamo morti, giusto per farvi vedere che basta veramente una disattenzione. Quell'NPC ci ha dato un oggetto, benedizione divina, perché abbiamo salvato un altro NPC nascosto in un'altra area. Ora, giusto qualche minuto per tornare a riprendere 19.000 anime, perché ho già bestemmiato abbastanza mentre giocavo e non vorrei dover ripetere in diretta. Adesso io so che andrà male, perderò quelle 19.000 anime. E voi mi darete un like di incoraggiamento, anzi 19.000 like, uno per ogni anima che avrò perso, no? Se stiamo attenti dovremmo farcela senza problemi. Vogliamo usare la magia? Vogliamo usare la magia? Meglio di sì, perché sono diventati due, quindi con un bello scoppio, ma io questo è fuggito. Vieni, vieni. Bene, come vedete, insomma, è questo il bello del titolo. Ovviamente, mano a mano che si va avanti nel gioco e si guadagnano livelli, si diventa sempre più sicuri di sé, soprattutto perché impariamo quali sono le routine dei nemici, cioè questi due che ci hanno attaccato e ci hanno ucciso prima, erano questi nascosti che adesso noi uccidiamo in anticipo, così riusciamo a riprenderci le nostre anime che sono qua nella nostra pozza di sangue. Perfetto. Adesso ritorniamo al falò e vi faccio vedere un'altra zona. Una zona, vi faccio vedere una zona abbastanza pericolosa che
che è già stata mostrata in realtà in qualche trailer. E anche questa è una. È un'area che si raggiunge verso la fine del gioco. Nido del Drago. Però ecco, From Software ce l'aveva già fatta adocchiare in qualcuno dei video promozionali. È una zona abbastanza pericolosa, perché appunto ci sono dei bestioni che adesso cercheremo di farvi vedere e che ci manderanno direttamente al creatore, giusto perché non crediate che Dark Souls 2 faccia sconti. Non credete a chi dice che il titolo, che la difficoltà è stata smussata. Basta anche uno di questi piccoli zombie esplosivi che ti saltano addosso e ti fanno saltare per aria per perdere quantità ingenti di anime. Ora noi per passare di livello ce ne vorrebbero 33.000, non penso che ci riusciremo. Ok, questo riusciamo ad ucciderlo, perfetto, così raccogliamo un po' di titanite e magari vi facciamo vedere il potenziamento. Questo sta scappando, ma noi dovremmo. No, non ce l'abbiamo fatta. Vi facciamo vedere il potenziamento delle armi. Forse ho usato a sproposito le frecce dell'anima suprema. Dovremmo andare con quelle un po' più deboli. C'è sempre questa sensazione di estrema precarietà. Lì c'è un oggetto e non sappiamo come prenderlo. Forse saltando da qua, ma direi che è meglio di no. Se non vi spiace, eh. Come vedete, lo studio attento delle routine d'attacco degli avversari è fondamentale per riuscire. Schivare al giusto momento è come sempre la tattica migliore. Ovviamente ci sono classi che puntano di più, più che classi, setup di personaggi che puntano di più sulla capacità di parata e meno sull'agilità. Avendo interpretato un personaggio che invece si punta quasi tutto sulla capacità magica, mantenere un'agilità abbastanza elevata è quasi obbligatorio. Ecco, qua ci dovrebbe essere un enorme drago, vediamo se riusciamo. Ho paura che ci massacrerà. Vediamo. No, sembra abbastanza facile. Non gli togliamo quasi nulla, purtroppo, però le tempistiche d'attacco non sono eccezionali. Mi preoccupa un po' la coda. Il morso l'abbiamo schivato con discreta fortuna un'altra volta. Scusate se parlo un po' meno, ecco, ma sono un attimo preso. Oh, gioia. Ecco, infatti. Anche curarsi non è così automatico, ecco, dobbiamo aspettare che abbia finito l'attacco perché se no rischiamo di. Ci siamo, basta. Quante anime ci dà? 4.
4.400, che non sono poche, non ci permettono però di raggiungere il livello successivo. Bene, potremmo proseguire. Ci sono un altro paio di draghi da uccidere. I draghi sono fra quei nemici che non tornano, quindi basta ucciderli una volta. Poi lassù, ecco, come vedete, c'è una fortezza. Ecco, andiamo nella fortezza, che è piena di avversari che ci massacreranno impunemente. No, ormai non ci massacrano più impunemente. Cioè, livello 157, me ne faccio un piccolo vanto. Vi ripeto, io sono riuscito a terminare il gioco in poco più di 48 ore. Mi sembra una durata interessante. Santuario del Drago. Mi sembra una durata interessante, soprattutto perché appunto il gioco è tutt'altro che finito, ci sono un sacco di segreti e io ho una voglia matta di iniziare il New Game Plus, perché nonostante la difficoltà sempre solida, in questo titolo più ancora di meno che nel titolo precedente si avverte frustrazione, quindi insomma, anzi, siamo sempre stimolati ad andare avanti. Questa freccia non gli fa veramente nulla. Vediamo. Questo è lento e per noi maghi. Il potere della piromanzia mi lascia sempre. Mi stupisce sempre. Anche lui, guarda. No, ha schivato. Ora no, però, eh. Eccoci. Vedete? Ecco, abbiamo sottovalutato il nostro avversario. Pensavamo che avesse terminato la sua sequenza d'attacco. Invece aveva un altro paio, di colpi. Ora andiamo a recuperare queste anime, forse. E poi cambiamo zona, perché non voglio perdere in diretta 30.000 anni. Vediamo che cosa lascia. Porta fortuna del drago, un oggetto consumabile. Ora t'ho preso. Ah, però questo non è che gli faccia malissimo. La cosa buona del mago è che appunto può attaccare a distanza e soprattutto sui nemici meno convinti, che si lanciano meno convintamente all'assalto, si riesce a destreggiarsi bene. Ovviamente il numero di magie, come potete vedere, è limitato, quindi dobbiamo tornare spesso e volentieri al falò, soprattutto all'inizio, per riarmonizzare gli incantesimi. E no, in due è impossibile. Ne ammazzo uno giusto per salire di livello, così vi faccio vedere. Bene, ok, siamo anche riusciti ad accumulare il numero di anime indispensabile per salire di livello. Direi che torniamo a Majula, che è la città da cui siamo partiti. Vi faccio vedere come si sale di livello, vi faccio vedere come si potenziano le armi con la titanite. Poi semmai un'altra area, ma giusto una, e poi diciamo che con questo live dei contenuti endgame, diciamo così, abbiamo terminato. E magari, anzi, vi invitiamo a vedere l'altra nostra diretta in cui seguiamo le prime fasi dell'avventura. Ok. Vediamo, qui guadagniamo 20, intelligenza, mi sa che andrò di intelligenza, sì.
che aumenta un po' di bonus magico. Poi nel New Game Plus magari aumento anche un po' la fede, perché anche i miracoli che ci permettono di curarci o comunque avere buff e bonus sono abbastanza interessanti. Qui a Majula c'è anche un fabbro, qua, ecco, che ci permette di rinforzare armi e armature. Noi in particolare abbiamo rinforzato sia questo mazzuolo, che abbiamo portato fino a più 5, sia il nostro bastone, che abbiamo portato fino a più 6. Adesso serve un pezzo di titanite per portarlo a più 7 e guadagnare, come potete vedere, quasi 9 a bonus magico e a altrettanti punti a oscurità. Lo scudo non l'abbiamo potenziato perché non ci piace troppo. Insomma, giocare con le parate. Comunque sia, appunto, il potenziamento degli oggetti avviene attraverso l'utilizzo dei frammenti di titanite. Mentre c'è un altro fabbro, che ecco, magari vi porto da lui, così vi faccio vedere anche l'ultima zona. C'è un altro fabbro che ci permette con le pietre. Con le pietre, dov'era l'altro fabbro? Fatemelo ricordare qua. Che ci permette con le varie pietre oscure, pietre fulminanti, di infondere alle armi degli status particolari, quindi danni magici, danni di oscurità, danni da fuoco, oppure anche di ripulirle, diciamo, da eventuali effetti che abbiamo aggiunto. Questa è una zona abbastanza spietata. Anche qui ci sono un paio di maghi che ci bersagliano, quindi invece di scendere in maniera classica utilizzando questa sorta di zipline, passateci il termine un po' più adatto. No, eccoci. No, siamo morti malamente. Ho sbagliato la magia. Scendiamo e vi facciamo vedere un piccolo trucchetto, così magari quando ci arrivate sapete come fare. Il fabbro da cui andiamo non lo trovate subito, va liberato. Questo è uno degli aspetti più interessanti di Dark Souls 2, è proprio il fatto che sostanzialmente, anche per sbloccare gli NPC, bisogna studiarsi bene le aree, avere voglia e curiosità. Qui ci dovrebbe essere la nostra pozza di sangue, ma non è che anche perdendola lasciamo andare. Ecco. Ci è scappato. Bene, chiudiamoci la porta dietro così evitiamo di morire. Questo è il fabbro che ci permette non solo di scambiare le anime. Qui potete vedere ci sono delle armi speciali che possiamo utilizzare scambiando le anime dei boss, che come sempre possono essere consumate per guadagnare un quantitativo non troppo ingente, ma comunque interessante di anime, oppure possono essere utilizzate per forgiare delle armi. Noi, vi dico la verità, utilizzando un mago abbiamo trovato molto spesso queste armi inutilizzabili, perché come potete vedere servono 24 di forza e 18 di destrezza, e anche gli scudi o gli archi, oppure serve la fede, insomma, quindi non è semplicissimo. Non è semplicissimo nei panni di un mago utilizzare queste armi. Però c'è anche la possibilità di rinforzare un'arma. No, di. Dov'era? Lui aveva anche la possibilità. Ah, no, no, è un altro il fabbro. No, questo semplicemente ci dà le armi leggendarie con le anime dei boss. Poi c'è un altro fabbro che utilizzando bisogna portargli un tizzone, come succedeva nel vecchio episodio, e ci permette di infondere appunto le armi con, come vi dicevo prima, i danni elementali. Direi che con questa piccola gitarella in quest'altra area terminiamo qui questo live. Speriamo di avervi fatto,
un'idea, cioè che vi siate fatti un'idea piuttosto precisa di quali sono le qualità della scenografiche, insomma, di questo titolo. Le ambientazioni sono, come avete potuto vedere, un po' più corrotte, un po' meno cupe rispetto a quelle del vecchio episodio, ma c'è sempre e comunque quest'idea di una grandezza sfiorita, insomma, di quest'idea di un regno che un tempo era glorioso e che adesso non lo è più. Qua, come potete vedere, insomma, non mancano zone anche abbastanza imponenti, insomma, costruzioni anche abbastanza imponenti. Non vi aspettate dal gioco grandi novità a livello grafico. Ecco, il titolo è molto vicino per risultati tecnici a quella al vecchio episodio. Qua, secondo voi, moriamo? Andiamo. Non ci sono mai stato in questa zona. No, no, no. Dicevo, tecnicamente parlando, il gioco è molto molto simile al predecessore. Non dovete aspettarvi grosse novità. Stiamo cercando di fare del nostro meglio per non morire e ci siamo riusciti. Diamo un colpo alla cassa perché ci sono i Mimic sempre in agguato e non sappiamo dove finiremo. Questa è un'area che non abbiamo mai esplorato, lo facciamo per la prima volta con voi e ci siamo bloccati. Proprio. Ah no, forse si può entrare qua dentro, ecco. Come potete vedere, ecco, i modelli poligonali, texture, non è che siano incredibili, però a livello di impatto scenico fa sempre la sua figura. Il titolo è stato ottimizzato, i cali di frame rate sono molto più rari e quindi complessivamente anche da quel punto di vista direi che le cose sono migliorate. Certo, riesco solo a immaginare che cosa potrebbe essere un Dark Souls di nuova generazione, perché veramente con un comparto texture all'altezza, un sistema di illuminazione che già qui è stato migliorato rispetto a quello del primo episodio, ma ancora, insomma, ci sono ampi margini di miglioramento. Insomma, veramente su console next gen un titolo con questa qualità e caratura artistica potrebbe essere una cosa veramente eccezionale. Non che ci stiamo lamentando, l'hardware di PlayStation 3 Xbox 360, entrambi gli hardware hanno mostrato di meglio, però la grafica di gioco è sempre funzionale. Con questo concludiamo veramente il nostro gameplay. Torniamo a Majula, il villaggio iniziale. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi invito a lasciare qualsiasi domanda nello spazio dei commenti, sia su YouTube che sulle pagine di everyeye.it, in modo che la redazione possa rispondervi. Se vi è piaciuto questo video gameplay, se l'avete trovato utile e interessante, lasciate un like. Se volete vedere qualche cosa di diverso, scrivetelo e noi cercheremo di produrci il prima possibile. Quando comprerete il gioco, se mai deciderete di farlo, sappiate che qua giù c'è un'area cattivissima, proprio come Blighttown nel primo Dark Souls. E niente, grazie ancora, vi saluto, è stato un piacere e a presto. Ciao ciao!